Ma ti sento, guarda. Ma mister, come giudica questo Parma con tre squalificati che pure ha vinto? Quindi testimonianza di quello che diceva l'ha invitato forza del gruppo. Diversi giocatori bravi quando siamo al completo e giocatori anche bravissimi che stanno anche fuori, quindi questo va a merito a chi è entrato in campo, va a merito che sono fatti trovare pronti, va a merito del fatto che salivano sempre al massimo, questa è la soddisfazione più grossa per me. Mi si vuole Berassi, essendo stato come stopper, no? Come giudica la prova di Berassi? Fatto bene, Michael lo conosco da qualche anno. È chiaro che è una delle mie partite, la prima partita che ha fatto in campionato, quindi un po' anche l'emozione secondo me ha influito per dei campi, però comunque ha fatto bene, ha fatto bene come ha fatto bene tutta la squadra. Quel gol dopo 700 punti di mattibilità, si poteva evitare? Per come è nato sì, però è finita, ormai non siamo più battuti, quindi peccato, ma per me erano importanti altri aspetti che non mi ricordo subito. L'abbiamo preso in maniera ingenua, ma ci sta, il calcio a volte viene salvato, a volte viene punito e per l'errore che abbiamo commesso non ci siamo andati con decisione. Ma comunque al di là di questi episodi qui non mi interessava, mi interessava la squadra, la prestazione della squadra e la forza della squadra messa in campo contro una squadra che è ben organizzata, è presta, pressa anche alto, si è stati bravi a muovere la palla, anche a farli giocare a vuoto e poi abbiamo trovato dei gol importanti per la parte risultato, però anche importanti proprio personalmente per tutti. Senti Gigi, quanto è importante questa vittoria dopo i problemi della domenica scorsa? Non parlo di problemi arbitrali, parlo di problemi di organico, espulsi, nervosismo. La conferma è che non siamo in crisi, perché mi sento delle parole crisi, ma non è in crisi. Ha letto male una partita, ma noi abbiamo una cosa che ho sottolineato e lo sottolineo, che domenica scorsa la squadra voleva vincere e ha messo in campo la voglia di vincere. Ma è chiaro che io rispetto alla partita di domenica scorsa, oggi non si è visto giocare. Domenica scorsa non ci permettiamo di giocare, quindi va meglio anche all'arbitraggio che nei momenti in cui ti fermano per falli anche ostruzionistici, è chiaro che dopo uno prima di ricommettere il fallo su falli tattici che interrompono l'azione, è un'azione anche importante. E questo, ripeto, va a merito della squadra che comunque ha messo in campo tutto quello che aveva, con orgoglio e con dignità ha fatto la partita e ha vinto immediatamente. Nelle scelte che hai fatto oggi, no? Di Barrai, punta, eccetera, eccetera, c'era anche un occhio già la domenica prossima. C'era anche un occhio la domenica prossima, esatto. Quindi mister, bocciatura per il centravanti? No, non esiste Musetti. Bocciatura, non c'è bocciatura. Cioè, perché giocava lui all'inizio, no? In quella posizione. Ma io faccio delle scelte in base a quello che vedo in allenamento. E in allenamento ho visto una situazione che oggi era giusto che giocasse, era giusto. Ho visto che quel ruolo lì potesse far meglio Barai, anche se Musetti molto probabilmente gioca contro San Maria, quasi sicuramente. Grazie. Senti Gigi, Barai è... Sì, non lo devo dire, però abbiamo sperato... Barai ha interpretato bene però, cioè visto che abbiamo parlato di Barai... Ha delle qualità straordinarie per fare entrambi i ruoli d'attacco. Per me anche a centrocampo, giocando a tre, può essere un valore aggiunto. Isa è un talento, quindi ha forza, tecnica e soprattutto ha carattere, ha un grande carattere. Io sono contento di avere uno che ha queste qualità e poi si mette anche al servizio della squadra.
se non sbaglio, perché non so, hai finito col 4-4-2, insomma, mettendo un po' il centrocampo un po' più coperto, potrebbe essere una soluzione d'emergenza. Ma no, il modo di giocare è sempre lo stesso, perché giocare comunque viene lo stesso, sono le caratteristiche dei giocatori che può fare capire, può fare vedere il 4-4-2. Però ho chiesto a Hayes di continuare a fare la prima punta e a Musetti di girargli intorno. E sono contento che oggi Riccardo ha fatto gol, perché comunque io ho guardato prima della gara spiegandogli perché non giocavo. Cercherò di non avere un'amarezza e pensare esclusivamente all'amarezza o all'incazzatura, scusate il termine, a proiettarsi sul fatto che poteva entrare e la migliore risposta era facendo gol e giocando anche per la squadra. L'ultima domanda da parte mia. Stamattina si è saputo anche che dove si gioca la domenica, magari così organizzata. Siamo contenti di sapere dove giochiamo, questo primo gol a parte non ci ha coinvolto minimamente noi, parlo come squadra, che noi eravamo proiettati a pensare esclusivamente qui alla gara odierna, come domenica scorsa che dobbiamo fare. Adesso prepariamo la gara per pensare. Sì, buon pomeriggio. Prima della gara, ieri nella conferenza ho detto che voleva ripartire dalle certezze. Per certi versi la gara di oggi ci ha fatto ritrovare anche alcune certezze, come può essere Melandri, che abbiamo visto, direi, secondo me ha giocato un'ottima gara, e anche il gol di Corabi credo che sia forse un premio a un inizio di stagione da parte sua, direi, di ottimo livello. Sì, devo dire che Melandri e i suoi lo conosciamo tutti, ha avuto un appagamento e poi ha risposto benissimo sul campo, quindi come anche Francesco, che ha qualità, e poi è un ragazzo che è un altro ragazzo che si mette a disposizione della squadra, è un motorino. L'unico difetto che ha, che io gli ho sempre detto, è che deve imparare a giocare il tocchi. Perché deve imparare a giocare il tocchi? Perché riesce, attraverso le sue qualità tecniche, anche nel velocizzare il gioco, evita il pressing degli avversari, soprattutto mette in condizione il compagno, a volte anche di andare in porta. Nella buonissima gara del Parma oggi, a mio modo di vedere, ha influito anche il fatto che i tre dietro alla punta, che hanno la punta comunque Baraje, ci sono scambiati spesso la posizione, hanno puntato l'uomo, molte delle ammonizioni che sono arrivate proprio da dribbling che hanno aperto spazi o comunque hanno costretto gli avversari a farlo. Questo ha influito, cioè, ha influito nella buona gara del Parma, questo secondo me sì. Hanno sviluppato le proprie qualità, le proprie caratteristiche, i giocatori da Lauria, Melandri a lo stesso Sereni, anche se mi dispiace che la gente fischia, Marcello fa un gran lavoro, è giovane, va aiutato, va sostenuto, qui i compiti che gli do li metti in pratica, a volte sbaglia per generosità, deve prendere più coraggio e, come dico io, non lasciarsi condizionare dall'esterno, perché l'esterno sono le critiche, l'esterno può essere gli errori che commette. Se lui impara a gestire queste emozioni, che magari lo condiziona in alcuni momenti, secondo me ha ottime potenzialità per fare non bene di più. Ultima da parte mia, che quello di oggi non era. L'abbiamo visto arrabbiarsi moltissimo con Fall per alcuni giudici particolari. Oggi aveva le scarpe giuste, però non ci sono stati problemi di scarpe. Ha fatto un'ottima partita, sicuramente. Ha fatto un'ottima partita, secondo me, tra i pali. Ma tutta la squadra, io ho messo già tutta la squadra, compreso il portiere, perché Fall fa parte della squadra, perché è un reparto, un giocatore o una squadra diversa. In allenamento ha commesso un errore verso la fine, che lì mi sono arrabbiato, perché mi era stato spiegato che bisogna saper leggere anche le situazioni, bisogna saper leggere anche le palle giocate in maniera semplicistica proprio per cercare di non mettere in difficoltà il compagno a cui vai a appoggiare la palla. Questa era la regola. Poi chiaro che in esperienza, quando ha visto che non riusciva a calciare con la palla a terra, che sbaglia, però questo non è influito sulla sua gara, sulla sua prestazione, questo è importante.
Di questo Legnaro che impressione ha avuto? Ma è un'ottima squadra, fatta di buonissimi elementi, con giocatori abili sia tecnicamente che tatticamente, una squadra organizzata, organizzata benissimo, resta anche alta finché aveva energie, finché aveva birra, è riuscita anche in alcuni momenti a non permetterci di giocare la palla in maniera tranquilla. Poi è chiaro che ci sono stati dei falli, secondo me anche tattici, come ho detto prima, e giustamente sono stati ammoniti proprio perché non ci hanno permesso di ripartire. Nel momento in cui abbiamo sviluppato alcune azioni, abbiamo creato un problema. Comunque è abbastanza soddisfatto sia del Parma sia dell'arbitraggio oggi, no? Io sono soddisfatto della gara del Parma, io penso che anche la gente si sia divertita. Grazie. Se siete a posto. Un'ultima domanda. Le volevo chiedere. Oggi si è visto un Parma veramente in partita, aggressivo su ogni pallone. Le volevo chiedere quanto ha influito la gara di oggi. No, oggi l'ho visto molto bene, in particolare. Ma come hai descritto la squadra, oggi ho visto squadra molto aggressiva, perché solo oggi l'ha vista solo aggressiva. No, non solo oggi però aggressiva. Assolutamente aggressiva. No, le volevo chiedere quanto ha influito la gara di la gara scorsa sull'atteggiamento del Parma oggi. Vedi, sicuramente la squadra ha giocato con molto orgoglio, con dedizione. Poi e questo è un attore che dedichiamo a Chris, che purtroppo sta lontano dai campi, e la cosa mi ha fatto molto piacere. Io mi ero accorto che fare questa maglia, quindi sono orgoglioso che della sensibilità che ha avuto la squadra nel dedicare la vittoria a Lugano. Okay. Grazie mille.